Liberania. Alessandro Liberania è un forestale che ci ha dato una mano a trovare delle chiavi di lettura proprio su questo tema. Grazie Giorgio e grazie a tutti. E prima di tutto veramente sono quasi commosso da questa presenza modigliana, lo dico da modiglianese, una presenza così qualificata. Però andiamo sul bosco, in velocità. Prima parlavo con una persona a tavola e dicevamo quanto bosco c'era nella Val di Bola. I dati sono grossi, siamo al 92%. L'8% di questa piccola valle, quella delle tre di Modigliana, è coltivata. Quindi siamo veramente in un rapporto tra la selvaticità e l'autoclimatizzazione a totale vantaggio del wild, del wilderness, del selvatico. E in generale abbiamo notato questo, che questa presenza del bosco così forte a ridosso delle vigne, anzi, qui abbiamo parlato di ronchi, quindi soltanto di vigneti strappati al bosco, di spazi umani, antropici strappati al bosco, ha un suo equilibrio, un equilibrio importantissimo. E dicevamo sul rapporto fra quello che sono i servizi ecosistemici che il bosco fornisce alla vigna, e non abbiamo tuttora una consapevolezza piena di quali siano questi supporti che la natura stessa dà a una pianta, quale la vite. È vero, l'importanza del terreno, l'importanza del substrato roccioso e della pedogenesi. Ma non dimentichiamo che tutta la pedogenesi nasce dal bosco. I terreni su cui vegetano le viti sono terreni costruiti dai boschi precedentemente, e noi usiamo quello che il bosco ci ha regalato. Quindi anche parlare di turnazione fra bosco e vigna in tempi molto più lunghi di quelli che sono i tempi agronomici non è oggi più una bestemmia, ma forse può essere semplicemente un inizio di un percorso, di uno studio, di un approfondimento che non significa soltanto valorizzare e verificare il bosco come la palina che vi dà i pali. Io ricordo quando studiavo a Firenze, a Montesenario c'era la palina del Montesenario, perché a Montesenario i monaci coltivavano la vite e contestualmente il castagno e una parte del castagneto non da frutto era utilizzata soltanto da paleria. La palina è un tipo di popolamento forestale, una denominazione. La palina di castagno. Ecco, volevo cominciare forse a ragionare su un bosco che è utile al vigneto, perché non è soltanto il luogo dove si può cicigliare, dalla quale dobbiamo difenderci o dagli ungulati in genere, ma può essere il luogo che dà tutti quei servizi e quei supporti alla vita stessa della vite e alla biologia, di quello che noi dobbiamo verificare e considerare non soltanto come una coltivazione ma come un popolamento. Ieri lo dicevamo, il vigneto non è soltanto un frutteto, una coltivazione, ma il popolamento che ha delle caratteristiche, che sono quelle simili ai tutti i popolamenti naturali che sono i boschi. Perché? Perché ha un'età molto più lunga di quella che noi pensiamo e che noi fino ad oggi abbiamo ritenuto sia possibile. Grazie. E qui Sandestini mi faceva segno che il bosco non è mai selvatico, è coltivato. Non esiste un metro quadro di territorio in Italia al di sotto dei 2000 metri dove il bosco non sia stato toccato dall'uomo. Sasso Fratino, che è qui vicino, patrimonio mondiale dell'UNESCO per l'umanità, considerato foresta primigenia, cioè dell'epoca borgognana, 10.000 anni fa, non toccata. 1987 un giovane studente di scienze forestali, insieme con altri, è andato lì a contare le aree carbonili, ce ne sono 200. Se non sapete cosa sono le aree carbonili, sono delle piazzole costruite artificialmente nel bosco dove i carbonai compravano il legname, facevano il legname diciamo, che avevano tagliato, che avevano recuperato dalla foresta, facevano la catasta, la carbonai e producevano carbone. Uno di quei studenti ero io. Allora, l'area forestale delle foreste casentinesi, per chi non è di qua, cioè Modigliana è al confine che si affaccia sulla Romagna, di quest'area straordinaria che è l'area forestale più importante che c'è in tutto il sistema dell'Appennino. Una battuta solo sul bosco, tanto per smentire i sostenitori della wilderness a tutti i costi, per cui la natura lasciata da soli eccetera. Il Trentino Alto Adige, che è un territorio che io conosco molto bene, dove credo che 80% sia superficie boschiva.